Amici di giornale.sm, siamo qui quest'oggi con il nuovo segretario al turismo, Teodoro Lonfernini. Buongiorno Teodoro. Buongiorno a voi. Ti abbiamo disturbato per parlare dei prossimi progetti in campo turistico che la segreteria sta pensando. Sì, vi ringrazio di questa opportunità che mi offrite, anche perché, come ho già avuto modo di ribadire nella mia prima occasione all'interno del Congresso di Stato, vorrò portare nelle prossime settimane una vera e propria realtà progettuale della politica turistica futura del Paese, all'interno delle quali ho in testa di porre come condizioni 4-5 direttive, partendo sicuramente dalla politica turistica congressuale, a quella culturale, a quella del benessere e della salute, a quella dei giochi della sorte, a una continuità nella progettualità e nell'abbellimento del centro storico come vero e proprio prodotto da esporre per far diventare sempre di più il nostro centro storico, la nostra vera vetrina, e all'interno poi di quel progetto che presenterò al congresso vorrò indicare anche alcuni sogni che credo che San Marino in un momento come questo debba cominciare a mettere nero su bianco per vederli realizzati a stretto giro. Quali sono, ad esempio? Ma ho lanciato una provocazione, che provocazione non è, è un vero e proprio sogno che può essere nel tempo realizzato, cioè ritornare ad essere titolari di un appuntamento a livello di Gran Premio di Formula 1, interno però, dove l'indotto che si genera è tutto percepito all'interno del paese e quindi i benefici sono al 100%, e credo che anche se oggi possa essere un'impresa difficile, incominciare a progettarla vorrebbe dire che nell'arco di qualche anno forse potrebbe essere realizzata. Ma in maniera fattiva, cioè da domani, che cosa farai? Domani lavorerò al progetto, all'interno del quale anche quel sogno deve essere parte di quel progetto. Tra l'altro ci sono circostanze a cui farò riferimento, cioè realtà progettuali su cui già altri hanno lavorato, anche per quanto riguarda una struttura interna come ospitare un circuito automobilistico o motoristico, e quindi non parto da zero, parto attraverso situazioni di carattere concreto che già altri hanno messo in moto. Quindi anche una gara d'appalto per la eventuale gestione poi del circuito, condotto magari in posti di lavoro, cioè, No, quindi è una cosa assolutamente. interessante, quindi. È molto interessante perché non dobbiamo pensarlo come il creare la struttura fine a se stessa. Dobbiamo pensarlo come un indotto che può essere generato attraverso quell'iniziativa che può portare beneficio fin da subito, sia per le ditte e le imprese che vi lavoreranno nella sua costruzione, sia per quello che genererà dopo a livello di indotto economico, perché non deve essere anche una volta realizzato una funzione estemporanea per una settimana nel momento in cui magari un giorno riavessimo la titolarità del Gran Premio di Formula 1, ma deve funzionare tutto l'anno e non soltanto a livello motoristico, ma può essere davvero multifunzione e quindi essere anch'esso un moltiplicatore di situazioni a livello turistico, come per esempio, non so, entrare nel grande circuito dei concerti o degli eventi in genere. Ottimo, ma i soldi? Ecco, questo è l'aspetto chiaramente prioritario, perché chiaramente cose di questo genere costano tanto, sono forme di finanziamento enormi, ma non dobbiamo pensare che sia lo Stato a finanziare il progetto. Dobbiamo in maniera molto trasparente e in maniera molto credibile trovare soggetti che possono pensare a credere davvero al progetto e finanziarlo e insieme al Paese poterne trarne i benefici. Veramente ottimo. Ti ringrazio molto. Grazie a voi. Ti saluto. Grazie.